Dopo due stop consecutivi contro San Benedettese e Agnonese, la Jesina ritrova vittoria e gol con un sofferto successo di misura ai danni del San Nicolò al Carotti. I Leoncelli recuperano a centro difesa Fatica e Tafani, acciaccati in settimana. Gli esterni sono Sassaroli e Calcina al posto dello squalificato Carnevali. A centrocampo ritrova dopo tempo la maglia da titolare Ambrosi. Nel San Nicolò esordio dal primo minuto per l'esterno offensivo Chiacchiarelli, rientrato D'Alfano, davanti la punta è Casolla. Primo brivido della gara al tredicesimo di marca abruzzese, lancio in aria Leoncella del San Nicolò, inserimento di Casolla. Fatica si allunga ma riesce solo a prolungare la traiettoria della sfera. Lo stesso Casolla da posizione defilata può cercare la porta e manda il pallone fuori di poco. Al diciannovesimo proteste del San Nicolò quando Chiacchiarelli va giù in area Leoncella sul contatto con Cardinali, ma l'arbitro fa proseguire. Di là la Jesina si vede per la prima volta al ventunesimo ma fa subito molto male. Lancio di Tafani, torre di Ragazzo al limite dell'area e botta al volo di Cardinali rimpallata da Brighi. Trudo al limite recupera, si inserisce in area e pur scivolando all'ultimo riesce a trafiggere calore. 1-0 al ventunesimo, sarà il gol partita. San Nicolò subito a caccia del pari, al 24esimo Niosi non trattiene la botta da fuori di Degidio, Tafani sotto porta anticipa Casolla in corner. Un minuto dopo punizione messa in area da Merlonghi, la testa di Casolla nell'area della Jesina anticipa tutti ma manda il cuoio a impattare sulla traversa che salva i padroni di casa. La Jesina si scuote e si rivede al 30esimo sulla palla recuperata con incursione in area da destra di Ragazzu, fiondata dell'attaccante di casa con diagonale che termina fuori con tanto di deviazione in calcio d'angolo. Il San Nicolò torna a provarci dalla distanza con Petronio, Niosi para in due tempi al 37esimo. Di là Cardinali ci prova anche lui da fuori al 40esimo, blocca facile, calore. Ultimo brivido del primo tempo, quello del 42esimo di marca Jesina. Trudo in area di rigore tenta l'acrobazia, rovesciata con palla di poco alta. Al rientro ci vogliono 10 minuti prima che il San Nicolò torni a cercare la porta dei padroni di casa. Tiro al volo di Degidio, controllo agevole di Niosi. Epifani cambia, dentro Massetti e Moretti, fuori Degidio e Merlonghi. Appena entrato è proprio Moretti a girarsi in aria e cercare la porta. Tiro debole, Niosi non ha problemi. Nella Jesina fuori Cameruccio per Pierzanti, Leoncelli vicini al 2-0 al 61esimo. Corner battuto basso, Cardinali prolunga di tacco in aria, Fatica in mischia batte a rete sotto porta, calore salva i suoi e tiene aperto il match. Per gli ospiti Donatangelo si inserisce in area e chiude troppo il diagonale che sibila al lato al 67esimo. La Jesina congela la gara, dentro Pierandrei per Ambrosi, Alessandroni per Ragazzo. Nel finale Alessandroni cerca la discesa, tiro parato da calore all'86esimo. L'occasione più ghiotta per i Leoncelli è quella del 91esimo, raid di Trudo sulla destra, palla in aria, tiro a botta sicura di Alessandroni, calore sventa in corner. Ultima occasione al 94esimo, ci prova di nuovo Trudo, diagonale che incoccia sui piedi di Pierandrei e termina al lato.